Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo tour. Oggi usciamo alla scoperta di Venezia, vi farò vedere le cose principali, dandovi magari qualche chicca nascosta. Prima di partire però con il video effettivo della giornata di oggi, vi faccio vedere quello che ho visto ieri sera, durante il tardo pomeriggio e la serata di ieri, perché sono uscita ovviamente per andare a mangiare un po' di cosine e ovviamente girovagando un po' a casaccio ho fatto alcune riprese che volevo riproporvi, in particolare il tramonto a Piazza San Marco, che è veramente spettacolare. Checkout fatto, come vi dicevo, posso lasciare il trolley in hotel, quindi ne ho approfittato e adesso sono a spasso per il primo Sestriere che visito, ovvero Cannaregio, dove c'è anche il ghetto ebraico. Questo qui è il supermercato probabilmente più bello del mondo. E se durante la vostra mattinata siete in zona Ponte di Rialto, la cosa più tipica da fare è dare un'occhiata al mercato. Se siete appassionati di libri o volete farvi qualche scatto un pochino particolare, qui a Venezia il consiglio è quello di andare alla libreria Acqua Alta. Ci sono tre spot fotografici, tra cui la famosa scalinata di libri. E se siete da soli, chiedete, tanto trovate sicuramente qualcuno che si sta facendo il servizio fotografico e che quindi sarà ben disposto a farvi almeno una foto. E se cercate una chiesa con l'entrata gratuita, e visto che San Marco è in ristrutturazione, quindi non si può entrare, il mio consiglio è quello di farvi due passi fino alla chiesa di San Zaccaria, perché merita davvero tanto. Altra piccola tips, piccolo consiglio che vi do è quello di evitare il ponte che c'è qua giù per vedere il ponte dei Sospiri, che è questo qui, ma quello di andare dall'altra parte. Il ponte è sostanzialmente double face e di qua c'è molta meno gente. Sono tornata in Piazza San Marco, merita ovviamente di più durante l'orario del tramonto, ma comunque sia vederla piuttosto deserta rispetto al solito è assolutamente un'esperienza. La basilica in cui volevo entrare purtroppo è chiusa per lavori di ristrutturazione, quindi direi che è un'ottima scusa per tornarci qui a Venezia.
Quindi direi che il mio giro continua. Questa vista qui invece è una chicca veneziana, la terrazza del fondaco dei tedeschi, è gratuita la salita ma dovete prenotare e potete avere un panorama a 360 gradi su quelli che sono i tetti di Venezia. Questa qui è Scala Contarini del Bovolo, un'altra chicca veneziana un po' nascosta. In questo caso l'entrata è sempre solo su prenotazione, massimo 10 persone ogni mezz'ora e si paga l'ingresso, il biglietto intero è 7 euro. Adesso io non avevo intenzione comunque di salire, ma in teoria è un altro punto strategico per poter vedere Venezia dall'alto. Quello che vedete alle mie spalle è il Teatro La Fenice di Venezia, più volte distrutto e poi ricostruito. C'è la possibilità di fare delle visite guidate all'interno, ma secondo me è meglio andarci a vedere un'opera. Io ci sono stata molti anni fa, in realtà, con la scuola a vederci appunto un'opera e ne vale assolutamente la pena. Se durante la vostra visita cercate un po' di tranquillità, non dovete far altro che entrare ai Giardini Reali, che sono attaccati a Piazza San Marco, e sperare di trovarvi una panchina solitaria da cui godervi un pochino d'ombra. Mi raccomando, girate sempre con la borraccia o comunque una bottiglia da riempire, perché avete acqua gratis e bella fresca da queste fontanelle che sono praticamente ovunque. Se siete interessati alle maschere, Kamakana è il posto che fa per voi, perché sono maschere 100% artigianali. Hanno anche dei laboratori in cui potete far decorare la vostra maschera e vi faccio vedere all'interno dalla vetrina, sono veramente uno spettacolo. Quella che vedete qui dietro a me è la chiesa di San Giorgio Maggiore sull'isola di San Giorgio, è poco lontano dalla centro di Venezia e per raggiungerla dovete prendere il vaporetto linea 2. Ne vale assolutamente la pena, non tanto per la chiesa che è un pochino spoglia, se vogliamo, rispetto ad altre chiese veneziane, ma quanto per la salita al campanile. Vi costa 6 euro. La salita è semplicissima, nel senso che c'è l'ascensore, quindi per rispettare le norme anti-Covid, eccetera, ci salgono massimo 3 persone alla volta sull'ascensore e sopra solo 12 persone alla volta al massimo. In ogni caso è assolutamente consigliata, perché da sopra avete una vista assolutamente fantastica a 360 gradi sia sulla città di Venezia sia su tutta la laguna circostante. Assolutamente il top. Non molti conoscono questa possibilità, fortunatamente oserei dire, ma è davvero un'opportunità unica per godersi uno spettacolo veramente ottimo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mentre vi scorrono un po' di immagini del rientro in centro in vaporetto, peraltro la linea 2 arriva sia a San Giorgio, ma è molto pratica perché tocca tutte le cose principali in città, perché tocca San Marco, tocca Rialto, ma soprattutto Piazzale Roma e la stazione dei treni, quindi è comodissima. Io infatti mi sono fermata alla stazione dei treni, sono tornata in hotel a recuperare
il mio trolley e poi sono andata in stazione a prendere il treno di ritorno, che ho preso anche per un soffio. Spero in ogni caso che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se volete avere qualche curiosità in più su Venezia, lasciatemelo in un commento qui sotto. Vi ricordo che ci saranno altri video sul tema Venezia, per cui iscrivetevi al canale se siete interessati e magari attivate anche la campanella. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, in modo da non dover aspettare i video che sono un pochino in differita. Potete sapere in anteprima più o meno quali saranno i prossimi video anche. A me non resta che salutarvi dandovi appuntamento al prossimo video dicendovi have a nice life!